Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Alla conclusione dello speciale più lungo del mondo, uno speciale iniziato ieri sabato e concluso oggi domenica con questa straordinaria presentazione. La biosfera ci ha fatto palpitare, ci ha fatto trepidare, però ci ha donato uno spettacolo magnifico che abbiamo raccontato non solo con le immagini ma anche con le parole dei protagonisti, degli ideatori, di tutti quelli che hanno avuto una parte importante in questa installazione che comunque tutti i cittadini e tutti i telespettatori di Rossini TV avranno modo di scoprire anche nei prossimi giorni, perché starà sulla nostra piazza per un anno intero, l'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura. È stato molto emozionante, tante persone che hanno guardato davvero con sorpresa uno spettacolo audio luci unico che ha dimostrato quante potenzialità ha questa sfera. Questi sono i primi tre contenuti, ma in futuro se ne potranno fare tanti altri e soprattutto è una sfera che funzionerà tutti i giorni, quindi sarà un'attrazione nell'attrazione e poi rimarrà Pesaro e quindi diventerà un nostro simbolo e diventerà il simbolo che lancia Pesaro nel futuro, nella modernità. Un'idea di Vimini, quella di ragionare sulla sfera, perché abbiamo una grande, c'è un filo conduttore che lega modernità e storia, la modernità della sonosfera con la biosfera, la storia della palla di pomodoro, della sfera di pomodoro, la storia della nostra città dal punto di vista sportivo, in particolar modo il pallone da basket che tutti hanno, con il quale palleggiano da quando sono piccoli, il sole che tramonta sul mare in quel mese e mezzo straordinario dell'estate dove siamo una delle pochissime realtà nell'Adriatico che vedono il tramonto sul mare, ma è anche la ruota della bicicletta, la ruota della motocicletta, se vogliamo anche la pista Rossini, e quindi è un simbolo che ritorna. Non a caso questo palco l'abbiamo allestito con una copertura sferica e non a caso la biosfera è stata la scelta, è davvero un oggetto che lancia Pesaro nel futuro, nella modernità. Anche questa sera i Volontar sono protagonisti della biosfera, dell'inaugurazione della biosfera, questo grande oggetto artistico che abbraccia la cultura e l'arte nella capitale italiana della cultura. Questa amministrazione si sta caratterizzando per mettere a sistema tutto ciò che di bello e potente possiamo esprimere come comunità. Anche l'innovazione tecnologica è un pezzo della capitale italiana della cultura grazie al bando che abbiamo vinto con la CTE, la Casa delle Tecnologie Emergenti, oltre 11 milioni di euro che ci ha permesso di portare a Pesaro una grande opportunità di tecnologia e una grandissima attrazione. È stato un progetto lavorato anche con tutti i partner, le due università che sono delle Marche, l'Università di Urbino e l'Università di Ancona. Insieme hanno creato questo progetto con tutti i partner che sono 17 e è stato vinto questo bando e quindi sono arrivati a Pesaro questi 11 milioni e 300 mila euro. E questo oggi è il primo progetto che vediamo proprio in concreto che i cittadini possono toccare, poi nei prossimi giorni ci saranno anche nuove inaugurazioni dove la Casa delle Tecnologie ha comunque lavorato per tutta la parte appunto tecnologica e innovativa. Oltre a tutto questo, le imprese, gli artigiani che hanno lavorato per creare questa biosfera sono tutte di Pesaro, quindi è vero che ha un costo questa biosfera, ma è altrettanto vero che abbiamo lasciato i soldi nel nostro territorio. I fondi che arrivano dal Ministero dello Sviluppo Economico grazie al bando vinto sono soldi che devono essere spesi per tutto ciò che è innovazione e tecnologia. I contenuti saranno di tre tipi: il primo artistico, che sarà una vera e propria scultura digitale dove il pubblico può interagire e scolpirla,
la seconda di valorizzazione dei luoghi di Pesaro e la terza invece è il cambiamento climatico e mostrare un po' la situazione attuale, quello che andremo incontro nei prossimi anni. Questo è un lavoro di circa 8 mesi di pianificazione tra varie fasi del concorso per idee. Siamo giunti appunto a questa ultima versione del progetto, dove abbiamo materializzato tutto dalla progettazione all'ingegnerizzazione e quindi allo sviluppo dei software per poter integrare appunto vari flussi di vari prodotti che arrivano un po' da varie parti del mondo, dalla Cina per quanto riguarda il LED, le strutture sviluppate in Italia, tutto il software sviluppato in Italia e la parte sensoristica che ci aiuta appunto a acquisire i dati per tutta la parte machine learning AI che va a alimentare quelli che sono i contenuti dinamici e interattivi del progetto. Continua il progetto 50x50, capitale al quadrato di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che vede coinvolti tutti i comuni della provincia. Protagonista della settimana, dal 26 febbraio al 3 marzo, sarà Urbania, che celebrerà la ceramica con eventi, mostre e laboratori. Beh, il momento è importante per tutto il territorio e anche per Urbania, per valorizzare le nostre ricchezze, per valorizzare il nostro patrimonio sia culturale che ambientale. Urbania non poteva non entrare all'interno della capitale italiana della cultura, Pesaro 2024, senza portare insomma la ceramica. Proprio perché nel 2024 ricorrono i 500 anni della nascita di Cipriano Piccolpasso, questa persona che mette per la prima volta nero su bianco l'arte della maiolica, della ceramica. Allora il programma di questa settimana è incentrato insomma su questa valorizzazione, mostra di su Fupingo, i corsi di ceramica, ma anche il ricordo insomma di questo personaggio, perciò ci sarà l'inaugurazione di una targa dedicata a Cipriano Piccolpasso e su questa figura si svilupperà tutta una serie di eventi anche a teatro o a Palazzo Ducale. Ad attendere i cittadini, un programma costruito su misura per tutti, che oltre all'approfondimento e alla scoperta della cultura e della storia di Urbania, mira anche ad una partecipazione che coinvolga i presenti. Programma intenso che tocca tutti i giorni della settimana, un omaggio a Cipriano Piccolpasso, concittadino, ai suoi 500 anni dalla nascita. Cipriano Piccolpasso è stato un illustre fautore di quello che è il nome della ceramica durantina nel territorio nostro, ma anche a livello internazionale, e quindi è giusto ricordarlo e cogliere l'occasione di questa settimana per dare avvio alle celebrazioni. Quindi troveremo tanti appuntamenti che riguardano il mondo della ceramica, mostre temporanee, come il ritorno a Fuping, che avremo nel cortile d'onore di Palazzo Ducale nella Sala Montefeltro, e l'inaugurazione sarà il 2, insieme a un bellissimo convegno sull'arte ceramica, contemporanea e non. E poi avremo domenica 3 marzo l'Orchestra Olimpia la sera, mentre invece il pomeriggio un laboratorio all'interno dei musei civici dedicato alla Valle dei Principi, che è questa nuova sezione archeologica che da 2 mesi all'interno del nostro museo. Un bellissimo aperitivo, anzi buonissimo direi, che cerca di mettere insieme tutti i sapori del nostro entroterra. Il 29 sera, giovedì, portiamo alla luce un rapporto che abbiamo con l'Università La Sapienza e la Biblioteca Alessandrina di Roma, che conservano ormai da alcuni secoli quello che è il fondo di Francesco Maria II della Rovere, fondo librario, che anticamente però era stato allestito nella Biblioteca di Castel Durante, oggi Urbania. E lo stiamo ricostruendo sia dal punto di vista bibliografico che iconologico, e quello sarà un modo per raccontare questo progetto e una piattaforma digitale che lo sta cercando di riattualizzare.
Lunedì invece abbiamo, lunedì 26, abbiamo le porte aperte di un laboratorio per maestro ceramista che ha voluto il comune assieme a una delle ultime botteghe che sono rimaste in città per cercare di tramandare appunto questo mestiere che è quello della ceramica che è molto importante e ha reso Urbania celebre nei secoli. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo.